Fiorenze. No. Anche tu potevi aver avuto qualche problemino. Ciao a tutti, lui è Luis e lei Sofì, e insieme siamo in me contro te. Benvenuti in una nuova Slime Art Challenge. Ecco qui il nostro bidone di colla che andiamo subito a versare. Ci sei Sofì? Gigante, sì, vai. Wow. Incredibile. Vado io. Wow, un mega fiume di colla. Abbiamo bisogno prima di tutto di fare il nostro slime, quindi aggiungiamo gli attivatori. Vai col bicarbonato. Ad anch'io. Ok, mescoliamo perché prima dobbiamo formare lo slime trasparente. Dai slime, formati. Lo slime trasparente è sempre il più bello di tutti perché, non avendo altri ingredienti, è super limpido. È bellissimo. Questo slime ci servirà per andare a realizzare i nostri personaggi. Si sta formando, arriva lo slime. E qui il mega buco di lui. Che schifo. Qui c'è anche il mio. Però questo è slime, non è muco. Ecco qui lo slime. Wow! È riuscito anche il mio. Ho formato una lastra di ghiaccio proprio come Elsa. E sapete perché? Perché il primo personaggio della nostra Slime Art Challenge è proprio lei. Chi riuscirà a farla meglio? Secondo me nessuno dei due, perché è un personaggio veramente molto bello, ma soprattutto difficile. Vai slime! Adesso ho bisogno di te. Concentriamoci, ok? Io ho tutte le mani sporche di slime, ma perché tu no? Io sono il maestro sciamano dello slime. Perché l'ho fatto? Ho trovato questa nuova tecnica per togliere lo slime dalle mani, che è mettere il bicarbonato. Prima di tutto prendiamo un bel pezzettino di slime e andiamo a formare la testa di Elsa. Testa di Elsa, rimbalzante. Io invece non inizierò dalla testa, ma inizierò dai capelli. Dai capelli? Ma che c'entrano i capelli in questo momento? Momento, fai fare agli artisti. Sì. Lei ha una bellissima chioma bionda, quindi io prendo subito il colorante giallo e lo vado a versare nello slime. Io invece prendo il colorante arancione e ne vado a versare un pochino nello slime per fare il colore della pelle. Guardate qui. Ma Elsa non è arancione. Mescolo. Forse mi stanno venendo dei capelli troppo biondi. Vabbè, Elsa è super bionda. Oh cavolo, è forse il mio slime. È troppo arancione. Cioè, mica ha la pelle così fluo. Già. Io infatti, per fare la faccia di Elsa, utilizzerò la pasta modellabile. Ne prendo un po' di colore rosa, appiattisco il tutto e ho formato il suo bel visino. Anch'io penso di aver fatto il suo viso. Guardate qua, facciamo una pallina e voilà. Adesso in teoria dovrei fare una treccia, ma non è affatto semplice. Prendo anch'io il colorante giallo e proviamo a fare i suoi capelli. Voilà. Sempre che mi imita, ragazzi, sempre che mi imita. Ma non ti sto imitando, ma Elsa, c'hai i capelli gialli, che devo fare? Sì, ok, va bene. Guardate qui che bel giallo, è super fluo. Io intanto con la pasta modellabile nera vado a fare i suoi occhi. Ehi, aspetta, ma non puoi far così, non vale. Non puoi fare la faccia di Elsa con la pasta modellabile, devi farla con lo slime. Certo che posso fare tutto. Ma cosa vuoi fare tutto? Ma allora così è troppo facile, lo fai tutto con la pasta modellabile. Lui? Non lo decidi tu, posso fare quello che voglio. Possiamo usare sia la pasta modellabile che lo slime. Va bene, ti farò vedere io chi vincerà alla fine. Guarda qui come si fa la treccia. Si gira lo slime per bene e si mette qua. Ecco qua. Forse fa un po' schifo. Si fa schifissimo. Ammettilo che dovevi farlo anche tu con la pasta modellabile. Guarda, sto ricciando la treccia. Che schifo. Ne fa schifo, l'ho detto. Sì, va bene. Io intanto faccio le ciglia. Elsa ha delle lunghissime ciglia. Prendo la pasta modellabile bianca e vado a fare gli occhi. Come sapete, lei ha degli occhi veramente grandissimi. Quindi prendiamo così la pasta modellabile. Ma soprattutto ha degli occhi verdi. Quindi adesso prendo il colorante. Ha gli occhi verde. Sì, lui li ha verdi. Non è vero, ha gli occhi azzurri. Sì, ok, va bene. Li ha verdi, ne sono sicura. Dobbiamo sbrigarci perché lo slime si sta cominciando ad allargare e sta facendo perdere la forma di Elsa. Una goccetta, ok. Devo fare un bel verde intenso. Vai slime verde, formati. Si sta formando un micro slime. Io ricordo che ha gli occhi azzurri. Ricordi male. Infatti prendo la pasta modellabile azzurra. Guardate qui, che cavolo. Oh lui, che hai fatto? Ma cos'è quello schifo, Sofì? Mi ha fatto gli occhi troppo verdi. Ok, un occhio. È troppo divertente.
mettete questa cosa? Ecco qui l'altro occhio. Gli occhi della mia Elsa sembrano le caramelle, quelle a forma di uovo. Ma va, dai. Allora, adesso mi serve il colorante per fare una piccola boccuccia sottile. Io invece faccio la bocca sempre con la pasta modellabile. Ecco qua. Devo ammettere che non è proprio bellissima. Già, fa proprio schifo. Io intanto formo il suo vestito. Anch'io faccio il collo. Ma tu non avevi finito? No, non avevo finito, sto per fare il collo. Ragazzi, io sono veramente stufa. Lui mi copia, ci vorrebbe un separè. Così non vede quello che faccio. Il vestito lo facciamo di un bellissimo azzurro. Non mi dire che lo stai facendo anche tu azzurro. Ma allora mi copi. Guardate qua lo slime come diventa azzurro. Wow. La mia Elsa è pronta. Dai, ammettilo che è più bella. Non ammetto un bel niente. Aspetta che finisco. Tempo scaduto. Aspetta, aspetta, quasi finito. Un attimo. Ta-da! Cos'è? Una U? Ma questo è il collo. Questo è il collo e questo è il maglioncino. Elsa, il maglioncino? Sì, secondo me sì. Perché sente freddo giustamente col ghiaccio. Ma scusa un attimo, tu che parli tanto del bio, ma la tua non ha neanche le braccia. Cos'è? Un unico pezzo? Un barbapapà? È messa così. È messa così. E non si vedono le braccia per questo motivo. Perché è elegante la mia. La mia è davvero bellissima. Ha dei meravigliosi occhi azzurri. E non verdi, che sembra che c'ha gli occhiali da sole. Già, ora che ci penso, Frozen ha proprio gli occhi azzurri, non verdi. Ho sbagliato tutto! Sei un Elsa fake! E anche tu! No, sei un Elsa fake! Hai distrutto la mia Elsa, aspetta! Elsa, ritorna come prima! No, ti è toccato un pezzo di Elsa! Oh. Elsa, dov'è il tuo occhio? Hai distrutto la mia Elsa! No! Adesso è un ciclope! È diventato Elsa ciclope! La mia Elsa ha perso il controllo dei capelli. Elsa, trasformati in un meraviglioso slime. Wow! Guardate qui. Elsa, ma che stai combinando? Il tuo povero occhio azzurro, guarda qua. Ok. Sembra un nuovo occhio di bue. Mescoliamo tutto per bene. Faccio anch'io lo slime. Vediamo un po'. Ma tu ne hai fatto pochissimo. Sì. E poi invece è un quintale. Wow. Incredibile. Arrivo. No. Solo che mi è avanzato tutto questo qui arancione. Non so che farci. Lo vuoi? Ci vuoi giocare? No, no, grazie. Io ne ho un sacco ancora per fare tutti gli altri personaggi. L'hai fatto cadere nella pasta modellabile. Adesso questa si è rovinata pure. Mi dispiace tanto. Ci serviva per dopo per fare il secondo personaggio. Sì. Quindi adesso votate qui sotto nei commenti qual è stata la Elsa più bella. Prossimo personaggio faremo il Signoresse. L'avete visto anche voi nel trailer del nostro film Me contro te, la vendetta del Signoresse, che sarà disponibile dal 17 gennaio in tutti i cinema. Prima del film non avevamo idea di come fosse il Signoresse, ma grazie a questo film potrete scoprire un sacco di cose di lui. Già dal trailer infatti abbiamo visto un po' come è fatto. Si vedeva che ha un lunghissimo mantello viola e che poi aveva quella poltrona con la lettera S. Nel film succederà di tutto e di più. Saremo faccia a faccia contro di lui e quindi non potete assolutamente perderlo. Manca pochissimo e noi non vediamo l'ora di vedervi tutti quanti al cinema. E soprattutto il 17, il 18 e il 19 gennaio, quando il film sarà nelle sale, noi faremo un giro per tutta Italia e andremo a trovarvi in tanti cinema. Noi non vediamo davvero l'ora, ma adesso è giunto il momento di fare il nostro Signoresse. Quindi di sicuro abbiamo bisogno del viola. Allora, di sicuro tu adesso non mi guardi più, non mi copi. Non ho bisogno di copiare te. Non ti azzardare a guardare quello che faccio. Mi presti il viola? Ma vi rendete conto? No, non ti presto niente. Ok, aspetto che finisci tu allora col viola e poi lo prendo. Neanche esce, sto stupido colorante. Grazie. Vado ad aggiungerlo, ok. Wow. No, sta venendo tipo fucsia. Ma che colorante mi hai dato? Fa no, è sbagliato. Come è sbagliato? È color borgogna. No, mi sono pure sporcata tutte le mani, aiuto. È color borgogna. Bene, possiamo dire che abbiamo perso già entrambi la sfida. Tu dovevi perderla perché tu mi copi, quindi te lo sei meritato, assolutamente. Mi hai pure copiato quando ho fatto una cosa sbagliata, mi rendo conto. Questo slime è venuto troppo duro. Oh. Tre mobi? Ok. Non riesco a mescolarlo. Lui, ma stai facendo lo slime. Non una casa, non devi martellare. Io vado avanti. Non dico quello che faccio così non mi copia. Che stai facendo? Niente, niente di niente.
Fai vedere? Hai usato il nero. Che devi fare col nero? Niente. Niente di niente. Na na na. Na 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 na. La S! Wow, giusto! Faccio anch'io una bella S sul mantello. Adesso dobbiamo dare la forma al nostro signoresse. Quindi prendiamo così, questa sarà la sua testolina e poi ci sarà tutto il mega mantello. Così, allarghiamolo per bene. Sbagliato! È inutile che ci sfidiamo se ci vuoi pensare. Se facciamo le stesse cose, non ha senso sfidarsi, non credi? Ci sfidiamo per vedere chi è più bravo a farlo. Io ovviamente, chi è più bravo a farlo? Se tu mi copi, sono io quella più brava. Ma è vero. Allora, è difficile fare il mantello perché devo fare una sorta di triangolo. Quindi faccio così, qui si attaccherà la testa e qua la base è un po' più larga. Ma cos'è il tuo? Sembra muco, sembra che qualcuno ha starnutito sul tavolo. Non solo mi copi, ma pure mi critichi? Guarda il mio che bello. Ah, cavolo, sì. È perfetto. Solo che ho dimenticato a fare le braccia. Volevo copiarti. Volevo fare come hai fatto tu. Allora, lo rifarò. Lo farò, me ne prego. Allora, la testa ha fatto così. Poi ho fatto il corpo. Ecco qui le braccia. E adesso con lo slime bianco faccio una bellissima S. Siete pronti? Via. Ah, no! Guarda qui. C'è perfetto. Solo il braccio si è rimpicciolito. Ragazzi, l'avete visto? Io l'avevo fatto. L'avevo fatto e ho finito prima di lui. Poi non so perché volevo tornare indietro per farlo meglio. Ho sbagliato tutto. È venuto lo schifo. Ecco qui che bello. Meraviglioso. La S della poltrona si è come messa dentro lo slime e io ho dei pezzettini neri di pasta modellabile. Già, sembra aver avuto qualche problemino il tuo signoresse. No, no, no. Anche tu sembra aver avuto qualche problemino. Come la mettiamo? Veramente l'hai fatto? Fatto cosa? Beh, hai distrutto il mio signoresse. Perché il signoresse deve essere combattuto. Noi dobbiamo batterlo. Ma che c'entrava il mio signoresse fatto di slime? Tu devi combattere il vero signoresse, quello che poi combatteremo nel film. Mica questo di qua. Adesso propongo di fare un terzo personaggio. No, io propongo di non fare più niente. Sì, devo vincere. No, se volete vedere la rivincita di Sofia e vedere quindi un altro episodio, scrivetecelo qui sotto nei commenti. Ok, non sarò bravo a fare personaggi, però guarda qui che mega bolle. Proprio mega. Ma adesso, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuno dei nostri video cliccando qui davanti a Sofì. Mentre se mi siete persi i video di ieri, cliccate qui davanti a lui. Mi raccomando, correte al cinema per prendere i biglietti del nostro film. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con la nostra avventura. Ciao, ciao.